Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video riguardante le risorse internet di scacchi. Stavolta parleremo di un programma molto utile per allenarsi, per imparare meglio le tattiche, aperture finali negli scacchi. Stiamo parlando di Lucas Chess, un programma gratuito che può essere scaricato da questo sito lucaschess.puscu.com, che è un po' difficile, ma basta cercare su Google Lucas Chess e probabilmente verrete direttamente rediretti qui. Allora, tanto per capirsi, per scaricarlo andate qua su Downloads e ci sono fondamentalmente due tipi di download. Il primo è un eseguibile che ti installa il programma. Il secondo, viceversa, ti fa una versione portatile del programma, cioè lo potrete mettere ad esempio sulle chiavine USB, portarvelo dietro su qualsiasi computer, non richiede in questo caso un'installazione vera e propria. Comunque vediamo un po' di cosa si tratta andando a lanciare questo programma. Ecco qua, questa è la cartella dove avete installato Lucas Chess. Semplicemente fate partire l'eseguibile. Si aprirà questa finestra. Allora, inizia facendovi vedere una partita dimostrativa, che altro non è, se la riconoscete, che la partita di Gioachino Greco, quella che finisce col matto, una specie di matto dell'imbecille sulla diagonale H5 e 8. Ok, comunque andiamo subito a vedere quali sono le caratteristiche di questo programma. Allora, ci sono varie opzioni qua in alto. Opzione di gioco è un semplice gioco contro un motore oppure contro un avversario per principianti. Sono rappresentate da dei simpatici animaletti, magari molto utili per i più piccoli. Poi c'è questa competizione che ancora bene non ho capito di cosa si tratta. Però fondamentalmente suppongo vi verranno proposti dei giocatori simulati ovviamente con motori scacchistici sempre più forti man mano che vincete, e è una specie di scalata verso l'alto, suppongo. Per ora non ci ho ancora giocato, quindi sono ancora a livello principiante. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Gioco con Elo. Qui ti simula una serie di giocatori che hanno Elo crescente. Giocatori tipici, con Elo tipico da torneo, ne potete scegliere uno e giocarci contro. Ed ecco forse la parte più interessante, che è quella relativa all'allenamento. Perché? Allora, intanto ci sono delle posizioni in cui c'è da scegliere la mossa che reputiamo migliore, e ogni volta praticamente il computer valuta se abbiamo scelto la mossa giusta, dandoci un punteggio più o meno alto a seconda di quanto era giusta o meno la mossa. Poi gioco come un gran maestro, praticamente viene giocata una partita e ci viene ad esempio detto che noi dovremo impersonare, che so, Capablanca, e dovremo quindi indovinare quali mosse ha giocato il grande campione, perché evidentemente vedremo una sua partita contro il suo avversario. E anche qui ovviamente c'è un punteggio, suppongo, eccetera. Allenamento sui matti: verranno mostrate posizioni dal matto 1, 2, 3 o 4 a scelta dell'utente. Trova la mossa migliore, è una specie di gioco come un gran maestro, soltanto effettivamente viene c'è da trovare la mossa migliore in una posizione generata casuale. C'è una parte del programma che ti permette di imparare le aperture ripetendo proprio le stesse aperture. La tua prova quotidiana non ne ho idea. Test di resistenza è praticamente una parte del programma che ti permette di giocare contro un motore abbastanza forte, e praticamente devi riuscire a resistere più mosse prima di perdere. Poi allenamento di tattica, qui è una cosa simile, trova la mossa migliore, soltanto specificatamente creato per la tattica, e ti vengono mostrate posizioni di tattica in cui devi indovinare la mossa migliore a rotazione. Ecco, risorse per le zebre, non ho ben capito cosa sia, ma ci sono alcune
cose molto interessanti, tra cui esercizi per imparare a muovere il cavallo, roba abbastanza semplice comunque. E poi allenamento, gioco con Elo, è la stessa cosa del gioco con Elo che abbiamo visto prima. Ora, un'altra cosa che è importante è che di solito il programma viene lanciato in inglese. Se non ci capite nulla, potete comunque correggere andando su opzioni, configurazione, e poi qui subito c'è da scegliere la lingua, ad esempio qui in italiano, ma anche se uno volesse lo spagnolo, potrebbe mettere spagnolo, eccetera. Ok, quindi spero che vi potrà essere molto utile perché l'ho trovato molto interessante e intelligente questo programma. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Buone partite a tutti, ciao ciao!